È in funzione da 2 mesi, ma stamani è stato inaugurato ufficialmente. Parliamo del nuovo pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi. Spazi più grandi e attrezzature all'avanguardia. Ed è stata anche l'occasione per il presidente della regione, Enrico Rossi, per ribadire un secco no a nuovi tagli nella sanità. Il servizio di Sara Polica. Attenzione, perché un ulteriore sforzo diventa difficile con il mantenimento qualitativo ancora buono dei servizi che abbiamo in Toscana. Il presidente Enrico Rossi non usa mezzi termini, basta con i tagli alla sanità, il sistema toscano ha già fatto la sua parte e se il governo chiederà nuovi sacrifici ne risentirà la qualità del servizio, uno dei migliori a livello nazionale. L'occasione è l'inaugurazione ufficiale del nuovo pronto soccorso di Careggi, operativo dal 25 luglio con 8.000 pazienti già curati. 3.600 metri quadrati con cui i fiorentini hanno iniziato a prendere confidenza, pensati per accogliere fino a 100.000 utenti l'anno con 40 box visita di colore differenziato a seconda della gravità della patologia e 4 shock rooms dedicate ai codici rossi, casi più gravi, ambienti accoglienti, macchinari di ultima generazione, il doppio degli strumenti per la diagnostica per immagini presenti nel vecchio pronto soccorso. Obiettivo finale, snellire i tempi della valutazione iniziale dei pazienti, il cosiddetto triage, e poi una nuova concezione del rapporto medico-paziente, puntando molto sulla sua umanizzazione attraverso un'accoglienza personalizzata. Non è giusto che chi aspetta una risposta, i familiari aspettano una risposta, siano ad aspettare ore una risposta dal medico, ma partecipino anche loro al percorso diagnostico.